Partiamo dalla fine, da quell'esplosione di gioia, del pubblico di quel delirio. Cosa ha pensato in quel momento? Perché credo che sia stato qualcosa di incontenibile. È vero che lei da calciatore, anche da natura, ha vissuto momenti anche così belli, però credo che vincere così... No, questi sono momenti stupendi, per chi è che vive... E di questo, chi fa questo lavoro vive di queste emozioni e io cerco e vivo di queste emozioni, quindi è una gioia immensa, una gioia cercata, desiderata. E la cosa che ho pensato nei primi secondi era che era il giusto merito per quanto ho visto, per quanto hanno fatto i ragazzi fino al 95esimo, perché non era facile, ci hanno creduto, hanno insistito e hanno trovato, secondo me, una situazione del gol che cercavano già da diversi minuti. Mister, qui ci sono stati allenatori che hanno vinto campionati, ma che comunque nel corso della stagione qualche critica l'hanno sempre subita. Lei in poche settimane è riuscito a compattare, dare i meriti tecnici, tattici che sono evidenti, è riuscito a compattare un ambiente sotto ogni punto di vista, dalla squadra ovviamente in primis, la tifoseria, noi anche della stampa. In questo momento, ma già nelle settimane scorse, praticamente è impossibile trovare qualcuno che possa trovare in lei anche un piccolo difetto. È soddisfatto anche di questo, cioè al di là dell'allenatore è l'uomo, pazienza, che sta conquistando praticamente tutto. Sa benissimo che in queste situazioni i risultati sono determinanti, aiutano a creare queste situazioni, a creare l'ambiente ideale per poter lavorare nella massima serenità, per ottenere i risultati. È chiaro che questo avviene grazie a questi ragazzi straordinari che si sono messi nella testa di voler fare un qualcosa di importante. E passo dopo passo stanno conquistando la curva, le tribune, la gente che incontra per strada, che è un qualcosa di meraviglioso. Loro lo sanno, anche loro vivono di questo, perché anche quando ero calciatore era gratificante essere fermato per strada ed essere comunque ringraziato per quanto speso durante la gara della domenica. E questo è un qualcosa che ai ragazzi cerco di trasmettere dal primo giorno. Deve essere passo dopo passo questo l'obiettivo, che poi ci porterà ad avere sempre maggiori risultati e risultati più importanti. Passo dopo passo però. Mi posso ricollegare proprio all'osservazione? Perché se non mi ricordo in quale occasione ha detto di non essere un psicologo, tanto meno un mental coach. Però ci sono dei segnali, come la sala di montaggio del Conte Rosi, oppure il 96esimo di questa sera. Ma ci sono anche altri segnali. Io ricordo per esempio a Potenza contro il Sorrento, finire di gara, conduzione, lei entra in campo e prende praticamente Sgarbi, lo ha pronto per dire no, non possiamo beccare queste posizioni contro sull'1-0 sul finire di gara. E poi penso a Ricciardi, un calciatore che l'anno scorso davvero non è riuscito a trovare spazio, dimensione, collocazione, carattere, e poi lei scommette su Ricciardi e Ricciardi stasera addirittura completa, ecco, questo percorso di crescita con il gol. Penso a Casarini, che è un calciatore fuori dal progetto, lei lo vuole dentro, Casarini entra in campo e detta le giornate di gol. Lei per forza deve fare tanto lavoro. No, è che ho la fortuna di aver fatto questo lavoro e quindi so cosa può passare nella testa di ogni calciatore. La difficoltà maggiore, secondo me, per un allenatore è entrare nella testa di ognuno di loro, perché ognuno di loro ha un carattere, ognuno di loro ha una sensibilità, ognuno di loro ha le sue abitudini. E il fatto di voler conoscere i miei calciatori, per quello ci vuole del tempo, è la strategia che io adotto per poi tirare il meglio da ognuno di loro. Ci vorrà del tempo, in questo momento probabilmente sono stato anche fortunato perché in alcuni ci sono riuscito subito, chiaramente con la situazione di Ricciardi, dando la possibilità e la continuità a un calciatore di potersi esprimere, è chiaro che se il giocatore di base ha
ha la sostanza, è normale che prima o poi viene fuori. E quindi parliamo di giocatori che di base hanno quella situazione che io posso far mettere in mostra facendoli giocare. E questo è il mio lavoro. È chiaro che, come vi ho detto in passato, e come dico anche ai ragazzi, io sono qui per fare delle scelte. E nel momento in cui faccio delle scelte, chiaramente qualcuno viene penalizzato perché gioca meno. E quindi mi aspetto che chi è che viene scelto per giocare anche dall'inizio o a partite in corso dia il massimo, dia il 100%, perché credo che sia la forma migliore di rispetto nei confronti del proprio compagno che in quel momento rimane seduto in panchina. Tutto qua. Mister, dal punto di vista tattico oggi parla anche la scelta di provare Ricciardi sulla sinistra dove aver fatto giocare sulla destra, e chiedo, non voglio essere guastafeste per tutto il percorso, ma da Lores Varela si attende qualcosa di più a livello offensivo, essere più pungente? Beh, anche voi sicuramente per farmi questa domanda vi aspettate tutti sempre di più da Varela, così come tra un po' vi aspetterete di più da Sgarbi, perché è normale, quando un calciatore diventa importante così come lo è Varela, così come lo può o come lo sta diventando Sgarbi, è chiaro che si alzano le aspettative, e quando fanno quelle giocate anche abbastanza semplici, che possono sembrare all'apparenza semplici, è chiaro che si pensa che possa fare sempre quel qualcosa in più. Io mi aspetto qualcosa in più sempre da tutti, perché un qualcosa, come ho sempre detto, un qualcosa che viene fatto bene può essere sempre fatto meglio, e chi vuole fare questo lavoro anche in età avanzata deve avere nella testa il concetto che si può sempre migliorare. Se vi fa piacere, me l'hanno chiesto anche i ragazzi oggi di sorridere. Quindi. Ma le vedo al di là, ora che uno possa dirle o meno, si vedono in campo, si vedono per strada. Oggi abbiamo vinto una partita importante, dobbiamo dirlo, dobbiamo sottolinearlo, e capire, avere la consapevolezza che poi vale solo per stasera, e domani bisognerà essere concentrati e proiettati per la partita di Catania. Dobbiamo diventare maturi, dobbiamo imparare a vincere. Cosa vuol dire? Che nel momento in cui si dà il massimo, si lotta per la partita della domenica, o in questo caso dell'infrasettimanale, bisogna dare il massimo e poi archiviare la partita, cercando di ottenere chiaramente il massimo del risultato, i 3 punti come è successo oggi, e poi il giorno dopo orientarsi già sulla partita successiva. Buonasera. Buonasera. La partita successiva si è visto anche quanto l'Avellino avesse speso con Monterosi, generosamente ha cercato di attaccare, ma magari è mancata quella brillantezza che arriva dalla partita di prima, dove si è dato tantissimo per portarla a casa. Adesso invece che partita si aspetta? No, la poca brillantezza nel secondo tempo forse è dovuta alla seconda partita in 3 giorni, anche loro, al di là ora che fossero con un giocatore in meno per l'espulsione, la seconda partita in 3 giorni è dura per tutti, la stanchezza viene fuori, e io avevo la possibilità, la fortuna di avere in squadra dei giocatori che potevano subentrare, e quindi ho messo forze fresche che sono entrati e ci hanno dato sicuramente una mano, andando poi a portare il baricentro della squadra avversaria bassissimo, e alla fine abbiamo trovato quello spazio giusto per arrivare al gol. Catania, ora dovremo cercare di capire
Come siamo messi dal punto di vista fisico, se c'è stato qualche altro acciacco, ma questo lo potremo sapere solo nella giornata di domani o al massimo dopodomani, perché chiaramente a caldo tanti magari non se ne accorgono di quelli che sono i postumi della gara e poi col passare delle ore nel raffreddarsi vengono fuori delle situazioni che purtroppo sono già capitate nelle partite precedenti. Rappresenta davvero forse il momento più alto in questa fase iniziale? È un passo in avanti sicuramente in quella direzione, però noi non conosciamo qual è il punto più alto, siamo alla ricerca del nostro punto più alto, passo dopo passo, siamo alla ricerca. Senza voler togliere, anzi assolutamente, far merito al suo collega Pisci, però stasera era ancora più difficile perché di fronte abbiamo visto una squadra che aveva secondo me ancora l'imprinting del suo lavoro. Mi è stato già chiesto questa cosa in settimana. Ciò che sta facendo il Cerignola quest'anno è merito dell'allenatore che sta allenando la squadra, perché ha cambiato diverse cose, sono situazioni diverse e credo che sia giusto riconoscere i meriti di chi fino ad oggi sta facendo sicuramente un buon lavoro, che come gli ho detto anche di persona non era affatto facile, perché poi dobbiamo essere sinceri, si era fatto un buon lavoro e agli occhi della gente è chiaro che rimaneva quel tipo di lavoro che era stato creato, che era stato sviluppato negli anni, e quindi arrivare e fare bene non era affatto semplice, e Tisci ci sta riuscendo e gli ho fatto i complimenti di persona prima della gara perché sta facendo secondo me un buonissimo percorso. Grazie mister. Cosa ha detto suo figlio? Ancora ci devo parlare, ci siamo solo abbracciati. Penso come un po' tutti.